Uomini e donne, Roberta di Padua, Riccardo non prova più nulla per Ida, il ballo con lei è stato per fare show. Roberta di Padua, una delle protagoniste del parterre del trono over di Uomini e Donne, ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale di Uomini e Donne Magazine, in merito a Riccardo Guarnieri e all'ultima puntata andata in onda, nella quale, la 35enne di Cassino, ha perso la calma schiaffeggiando il cavaliere pugliese dopo che quest'ultimo ha invitato la sua ex fidanzata Ida Platano a ballare. Non sto molto bene, ha esordito la dama al magazine in merito al suo stato d'animo, proprio ora stavo pensando che è passata una settimana dall'ultima volta che sono partita per Taranto con un grande desiderio di vedere Riccardo e ora non mi ritrovo più nulla, il vuoto assoluto. È vero che Riccardo mi aveva detto con onestà di non provare un sentimento forte per me, ma è vero anche che dopo quelle parole ci siamo sentiti e lui mi ha invitato a casa sua e ha deciso di stare 3 giorni con me, punto, cosa che non chiedi a una persona con cui non stai bene. Io un po' ci ho creduto a questo invito, ho pensato di potermela giocare. In merito all'impeto di rabbia nei confronti del cavaliere, Roberta ha voluto specificare. Per tutto il tempo in cui io e Riccardo ci siamo confrontati in trasmissione ho cercato fino all'ultimo secondo di ricucire la nostra storia, anche colpevolizzandomi. Ero ferita e, come ogni volta in studio, mi sono ritrovata davanti una persona completamente diversa da quella che conosco nel privato. Quando ha deciso di ballare con Ida, non ha avuto il minimo rispetto dei miei sentimenti, del fatto che in quel momento stessi male e così ho avuto un moto di rabbia fortissimo. Ero arrabbiata, quindi le mie parole probabilmente erano dettate anche da questo, ma in puntata Riccardo mi è sembrato falso e interessato solo alla visibilità. Virgola, in trasmissione mi è parso fasullo, soprattutto quando ha ballato con Ida, perché so per certo che non ha più alcun interesse per lei e quindi il suo è stato un gesto solo per fare show, per prendersi un applauso. Anche a Taranto, quando eravamo insieme, Riccardo ha fatto una storia su Instagram con in sottofondo la canzone sua e di Ida. Cosa che non ho preso molto bene. Ma quando gli ho chiesto spiegazioni sul suo comportamento, mi aveva detto che lo aveva fatto solo per creare confusione nei follower che infatti, dopo la sua storia sui social, lo hanno iniziato a riempire di messaggi. Virgola, lui mi ha avvertito di aver pubblicato quella canzone, sostenendo che in puntata, qualora fosse uscita la cosa, avrebbe detto che la storia l'aveva fatta solo perché gli piace la canzone ed effettivamente così ha fatto. Se non avesse fatto quel ballo con Ida, ha concluso la dama, forse avrei fatto un passo verso di lui, ma ora mi sento presa davvero in giro. Certo è che la rabbia è un sentimento fortissimo, quasi come l'amore che però sazia solo per un attimo. Poi è l'amore che torna a bussare. Rifarei tutto e forse anche di più, io non mi pento mai di quello che faccio perché ogni gesto mi permette di non avere rimpianti. Sono delusa e arrabbiata, ma la verità è che ancora provo qualcosa di forte per lui.